amici del Meno Sport, l'estate è ormai alle spalle e qui al Castello Medici di Ottaviano si respira già un clima natalizio. Come vedete alle mie spalle, la Proloco di Ottaviano sta organizzando i mercatini di Natale, la seconda edizione. Dopo il successo dello scorso anno, anche quest'anno la Proloco organizza i mercatini di Natale qui al Palazzo Medicio dal 7 al 21 dicembre e come possiamo vedere sul sito della Proloco ottaviano.it c'è già il bando per scaricarlo per un espositore. Chiunque sia espositore e abbia interesse a partecipare ai mercatini di Natale può scaricare il bando e inviare la domanda che verrà accettata dai ragazzi della Proloco. Andiamo a conoscere adesso nel dettaglio l'organizzazione con i ragazzi della Proloco qui al Castello Medici. Siamo con Gennaro Rovino della Proloco. Gennaro, è ripartita l'organizzazione dei mercatini di Natale dal 7 al 21 dicembre. Sì, stiamo lavorando alacremente per organizzare il migliore degli eventi sulla scia dei risultati ottenuti l'anno scorso, che sono stati risultati a dir poco egregi, perché abbiamo avuto una grandissima partecipazione di pubblico, tantissimi, oltre 30 standisti che hanno preso parte alla nostra manifestazione. Organizzammo tutta una serie di eventi culturali e anche musicali, quindi tutta una serie di eventi culturali che attirarono tantissime persone qui al Castello di Ottaviano. Quest'anno riproponiamo il nostro evento, abbiamo iniziato prima a lavorare cercando di fare molto meglio, di ampliare la manifestazione, tanto è vero che l'anno scorso usufruimmo solamente del piano superiore. Quest'anno nelle nostre intenzioni c'è quello di utilizzare tutto il castello, quindi in modo da mostrare a 360 gradi la bellezza di questo posto, le incredibili possibilità che sono, diciamo, insite in questa struttura, che è una struttura molto importante di Ottaviano e che ci viene guardata con grande ammirazione anche fuori dai confini del nostro comune. Quindi quest'anno sicuramente faremo un evento di portata superiore, cercheremo di avere la partecipazione di pubblico anche e soprattutto oltre agli ottavianesi anche tutta l'area vesuviana. Quindi vogliamo ricordare a chi è espositore come bisogna fare per poter avere uno stand qui al Castello Medicio. Allora, noi abbiamo creato tutta una serie di materiali pubblicitari, il sito internet, quindi questo per far per attrarre espositori durante la fase di pubblicità dell'evento, ma poi abbiamo creato un bando che verrà sottoposto all'attenzione di tutti quelli interessati a partecipare all'evento, nel quale verranno spiegate attentamente tutte quelle che sono le procedure che devono essere, diciamo, rispetto ai contatti con i quali, diciamo, poter interfacciarsi e discutere della manifestazione. Abbiamo creato un evento Facebook e poi abbiamo anche il sito della Proloco sul quale tutti gli interessati potranno trovare tutte le informazioni dettagliate su tutte le domande, su tutto il programma della festa e le domande che avranno da fare a noi organizzatori della manifestazione. Ricordiamo un attimo la data e gli orari della festa. Allora, il nostro evento, o meglio l'evento di Ottaviano, parte il 7 di dicembre e si protrarrà fino al 21 di dicembre ininterrottamente. Noi quest'anno, l'anno scorso è stato un evento che abbiamo diluito maggiormente nel tempo, quest'anno abbiamo deciso di trovare un periodo precedente Natale che fosse un periodo molto più consono anche a tutte le persone che hanno la necessità di acquistare regali per Natale o comunque per creare, diciamo così, un'attenzione maggiore circa questo evento, perché l'anno scorso l'evento durò fino alla Befana, quindi quest'anno abbiamo deciso invece di fare un evento ben più anticipare le feste di Natale. Anticipando le feste di Natale. E noi puntiamo ad avere un numero molto importante di espositori e, come dicevo all'inizio, contiamo di usufruire di tutto il castello, quindi sia la parte inferiore con i giardini e le scuderie, sia la parte superiore. Adesso allora andiamo a conoscere questi luoghi con le immagini e con le parole dei ragazzi della Proloco. Siamo con Erika Settembre, membro della Proloco di Ottaviano. Erika, spiegaci qui nei giardini del Palazzo Medicea cosa avverrà il 7 dicembre. Allora, il 7 dicembre c'è l'inaugurazione del nostro evento, di questa manifestazione, i mercatini al castello.
tutta la parte del giardino inferiore storico, cioè questa in cui ci troviamo al momento, verrà dedicata ed allestita con delle baite in legno 2 metri per 2, ognuna destinata a un espositore diverso. Quindi sia la parte antistante le scuderie, sia la parte antistante la casa custode, l'intero giardino verrà organizzato così. Abbiamo visto che avete curato bene i giardini per tenerli pronti per il 7 dicembre. Sì, dal mese di agosto che stiamo curando anche l'aspetto di quello che dovrebbe essere un parco, anche funzionare come verde pubblico, insomma. L'intero giardino, dicevo, verrà dedicato agli espositori e a eventi itineranti, come per esempio delle sere ci saranno feste della Tamurra, che saranno itineranti sia nel giardino sia sopra nella corte, spettacoli di danza, musica jazz, cori natalizi. Gli espositori che cerchiamo per questa zona in principal modo sono artigiani o settore dell'oggettistica, bijou, lavorazione di pelle, qualsiasi cosa sia artigianato o prodotti tipici locali, insomma cose originali, non prodotti che possiamo trovare in semplici negozi o marchi comuni. Questo è quello che vogliamo organizzare qui nel giardino. Siamo all'interno della scuderia, qui Erika verrà dedicata a che cosa? L'intera scuderia viene dedicata al settore dell'enogastronomia. L'anno scorso abbiamo avuto dei buoni espositori di prodotti locali, soprattutto per quanto riguarda pomodori, vino, olio, e anche come acquisti è il settore che è andato meglio, insomma, ha avuto molto successo. Quindi abbiamo deciso di allestire l'intera area delle scuderie con dei banchi espositivi che verranno allestiti sempre dalla Proloco. Abbiamo fatto acquisti di tessuti, di luminarie, qualsiasi cosa, per dare, conferire alle scuderie un aspetto natalizio. Vogliamo ricordare ancora per un espositore come bisogna fare? Sì, il nostro bando sia per gli espositori sia per chi vuole partecipare come area di ristoro è presente sia sulla pagina di Facebook Proloco Ottaviano sia sul sito internet www.prolocoottaviano.it. Basta scaricare il bando e mandare la richiesta, giusto? Può essere consegnato sia in modalità cartacea presso il bar dei Platani alla stazione di Ottaviano oppure inviarlo per email. La scadenza è il 15 di novembre. Grazie mille. Adesso andiamo a vedere altri luoghi dove verranno i mercatini di Natale, giusto? Sì, andiamo. Ed eccoci all'interno del cortile del Palazzo Medicio con Michele Annunziata, vicepresidente della Proloco, che ci presenta un po' questa manifestazione che ci sarà, questi mercatini a dicembre, no? Cioè, avete iniziato la preparazione, questo sarà uno dei luoghi. Cosa? Insieme ai giardini e alla corte qui esterna, dal 7 al 21 ci saranno i mercatini di Natale in cui invitiamo tutta la popolazione a prendere parte di questo evento, anche come vista la scorta di successo dell'anno scorso, li aspettiamo quindi dal 7 al 21. Quest'area in particolare, abbiamo visto un po' giù i giardini, le scuderie, questa l'area all'interno del cortile, questo bellissimo cortile, sì. Cosa ci sarà? Allora, qui all'interno di sicuro avremo il nostro albero di Natale e con le casette fatte qui a semicerchio in cui ci saranno artigianati, artigianato locale e altre attività. Fuori invece avremo l'area di ristoro con il palco per gli eventi che si terranno per tutta la durata della manifestazione. Quindi in questo cortile che c'è qui fuori c'era un'area di ristoro panoramica. Dove... Sì, panoramica, infatti se possiamo anche vedere lasceremo libera la parte che faccio sui giardini storici e quindi su tutto il panorama verso Ottaviano. Il palco sarà rivolto verso la sinistra in cui quindi otteniamo lo spazio giusto per accogliere le persone all'esterno. Dicevamo prima una promozione che inizia con 3 mesi d'anticipo proprio perché per organizzare un evento nel migliore dei modi. Sì, come dicevo, sulla scorta dell'anno scorso abbiamo avuto non poche difficoltà per organizzare un evento del genere,
quindi abbiamo deciso di muoverci per tempo quest'anno e anche nella ricerca di chi dà il cuore pulsante di questa manifestazione, quindi gli artigiani, gli espositori, e abbiamo cominciato con questa pubblicità proprio per raccogliere il maggior numero possibile, rispettando anche soprattutto quello che sono i canoni di qualità e non solo di quantità. Il calendario degli eventi uscirà fra qualche giorno, sì. Vogliamo dare qualche anticipazione? Come anticipazione non credo, al momento cerchiamo prima di reperire gli artigiani, e quindi un invito a visitare il sito www.prologottaviano.it dove c'è l'area download, il bando per partecipare appunto ai mercatini, poi in seguito daremo un po' di notizie a tutti, sia sul canale sia su Facebook che sia sul sito prologottaviano.it. All'interno del castello, in una stanza particolare con degli affreschi, sarà possibile visitare? Sì, sarà possibile visitare perché da quest'anno avremo alcuni spazi in più a disposizione sia per le persone che verranno a visitarci sia per gli espositori a disposizione. Rispetto all'anno scorso siamo riusciti ad ottenere il permesso di utilizzare sia queste stanze, quella in particolar modo in cui ci troviamo sarà disponibile per tutte le persone che non hanno potuto vedere ancora le bellezze della location in cui ci troviamo, sarà allestito un info point sia all'interno sia all'esterno del Palazzo Medicio, proprio il primo per l'accoglienza, il secondo per dare dettagli storici e culturali per la location. In più abbiamo ottenuto altri spazi per quanto riguarda come spazio proprio da dedicare agli espositori, e saranno aperte, quindi avremo la possibilità di occupare anche i sotterranei che sono composti da tre stanze e sono all'esterno di questa stanza con una scala che porta giù. Sarà creato quindi un percorso per tutti i cittadini, e per la prima volta quindi daremo l'accesso e la possibilità di visitare anche le stanze interne del Palazzo Medicio. Quindi la possibilità non solo di vedere i mercatini, di fare acquisti, ma anche visitare uno dei posti più belli della zona. Sì, noi ci attiveremo anche con delle visite guidate, presumibilmente di domenica mattina, poi comunicheremo agli utenti quali saranno gli orari e i giorni prestabiliti. E l'occasione è non solo dare spazio a quelle che sono le attività commerciali, ma anche trovare spazio giusto per quella che è la cultura e la storia della location in cui ci troviamo. Per questo noi abbiamo pensato di creare come Prologo Ottaviano questo info point in cui forniremo tutte le notizie possibili all'utenza che ci verrà a trovare nel periodo dei mercatini. Grazie, ed eccoci sulla terrazza con questo fantastico panorama di Ottaviano, potranno godere tutti quelli che verranno ai mercatini, sì. Quindi rinnoviamo l'appuntamento per i mercatini di Natale. Allora, per... aspettiamo tutti dal 7 al 21 dicembre qui ad Ottaviano, Palazzo Medicio, ci saranno varie informazioni, quindi seguiteci sul canale Facebook Prologo Ottaviano e sul sito www.prologottaviano.it per avere tutte le informazioni ed essere aggiornati. A breve ci sarà anche il programma definitivo dell'evento, quindi vi aspettiamo e siamo pronti ad accogliere il maggior numero di persone. Per ora da Ottaviano è tutto, seguite il sito della Prologo, la pagina Facebook, e poi vi rimandiamo a dicembre con i mercatini di Natale. Ci sarà anche il Mediano Sport che seguirà alcune serate. Salve a tutti.